Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Dopo le Aquile. Finisce con il pesantissimo risultato di 6-1 la partita dello Spezia all'Olimpico contro la Lazio. 4 minuti illusori e poi una partita che davvero dal risultato pesante, uno dei più pesanti, anzi il più pesante dello Spezia in Serie A, ma è giusto comunque guardare al futuro sempre con ottimismo. Siamo ancora all'inizio, ricordiamo che ora ci sarà anche una sosta che sicuramente farà bene alle Aquile, ma parleremo di tutto questo, del calciomercato e del futuro, insieme a Claudio Sperati, che è qui con noi questa sera, ex portiere del Ravenna, ex procuratore anche dopo gli studi di giurisprudenza e ora grandissimo tifoso. Ciao, buonasera. Assolutamente, grazie Serena per l'invito, ciao. E allora, prima di parlare di questa partita, andiamo a leggere ovviamente i numeri parziali di questa giornata di campionato, tantissime le partite che si devono ancora svolgere, alcune in corso e alcune in programma per domani, ma intanto andiamo a vedere l'anticipo di Udinese-Venezia che si è concluso con il risultato di 3-0. È finita anche la giornata di ieri Verona-Inter 1-3 ed è finita proprio in questi minuti Atalanta-Bologna che termina a reti inviolate, lo abbiamo detto, la Lazio batte lo Spezia per 6 reti a 1. E tra poco, tra circa un quarto d'ora, avranno inizio anche altre due partite, la in campo la Fiorentina contro il Torino e la Juve contro l'Empoli. Andiamo a leggere una classifica ovviamente parzialissima, con tante squadre che hanno giocato solamente una partita, ma l'andiamo comunque a vedere. In vetta a punteggio pieno, a quota 6 punti, troviamo la Lazio e l'Inter. Seguono a 4 punti Udinese, Bologna, Atalanta e poi 3 punti Roma, Napoli, Sassuolo, Milan, 1 punto Cagliari, Juve, Spezia e a 0 punti tutte le altre, ovvero Salernitana, Torino, Sampdoria, Empoli, Fiorentina, Verona, Genoa e Venezia. E veniamo ora a parlare, torniamo a parlare dello Spezia, Claudio, una partita veramente da dimenticare, 4 minuti che ci hanno illusi, era forse troppo presto per gioire, però ecco, forse non ci aspettavamo un risultato così pesante. No, assolutamente no. È davvero un brutto compleanno per il mister. E, tra l'altro venivamo da una miniserie positiva, iniziata l'anno scorso con la Sampdoria e terminata a Cagliari, appunto nella prima giornata di questo campionato. E, diciamo che poteva essere preventivabile una sconfitta a Roma con questa Lazio, anche perché non dimentichiamoci che siamo un cantiere apertissimo, non aperto, e quindi avremo poi tutti gli effettivi appunto dopo la pausa. Però ecco, magari le dimensioni di questa sconfitta possono agire anche nel morale. E quindi secondo me il mister Thiago Motta dovrà fare un lavoro soprattutto psicologico per ricostruire ecco, una mazzata che è stata veramente oltre le attese. E non abbiamo avuto paura, forse secondo me anche troppo, perché siamo stati, come dire, molto aggressivi, molto alti e abbiamo concesso tantissimo spazio a un tridente che ha una classe e una qualità incredibile e poi ci ha fatto male. Ecco, tra poco dovremo avere anche in collegamento Enrico Lazzari, non appena sarà disponibile, così avremo anche il suo parere. Come dicevi, Claudio, anche da un punto di vista morale, dopo subire 6 gol, non è facile, anche proprio da un punto di vista emotivo, psicologico. La sosta farà bene allo Spezia? Assolutamente sì, anche perché appunto termineremo la campagna acquisti, quindi avremo per esempio anche il centravanti, no? Che in queste due partite si è adattato molto bene, tra l'altro Jasi a fare da prima punta, adattandosi a un ruolo che non è il suo. E non dimentichiamoci che a Cagliari eravamo in 16, oggi in 19, quindi con la rosa davvero risicata. E quindi secondo me questo tempo che avremo per allenarci, completare il mercato, sarà davvero fondamentale per ripartire con uno slancio. Arriva una partita abbordabile a nostra portata all'Udinese, sarà la prima partita che potremo vedere al picco, quindi sarà anche un evento storico, perché l'anno scorso purtroppo non siamo mai potuti andarli a vedere. E quindi io penso che col calore della gente e con queste 2 settimane circa che avremo davanti, potremo sicuramente rimettere in sesto sia anche moralmente la squadra. Ecco, abbiamo in collegamento Enrico Lazzari, non so se siamo già in collegamento con Enrico. Enrico, salveresti qualcosa di questa partita o è tutto da archiviare? Buonasera intanto. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Certo che salvo qualcosa, salvo l'inizio gara, salvo l'essere stati molto
propositivi da subito, cercando di andare a offendere la Lazio. Il gol del vantaggio è stata un'azione molto bella e poi tutto sommato avevamo tenuto bene. Il primo tempo, diciamo che può essere considerato una partita normale tra una squadra in costruzione come è lo Spezia, è inutile girarci intorno dicendo a Cagliari avevamo fatto benissimo, quindi la squadra poteva già sembrare completa. Sappiamo bene che lo Spezia è un cantiere aperto, sono tantissimi giocatori che devono ancora arrivare, quindi la partita di oggi nel primo tempo è stata esattamente la partita che magari ci si aspettava, una squadra molto in palla, ma che è vero ha cambiato allenatore, è arrivato Sarri, però gioca con gli stessi 11 più o meno da 3-4 anni, quindi difficile, no, cioè non difficile per il nuovo allenatore, anche cambiando modulo, far intendere giocatori che danno del tuo al pallone, che hanno grandi qualità. Poi è arrivato anche Pedro, che nel 4-3-3 è un giocatore importante. È tornato Felipe Anderson, che come sappiamo proprio con questo modulo si esalta. Lo Spezia ha tenuto, ha provato a giocare sempre propositivo, ha provato a giocare andando a cercare la marcatura uomo come già fatto col Cagliari, ma è chiaro che quando sei una squadra in costruzione certi automatismi non ce li hai ancora, e le giocate della Lazio, mi viene in mente non tanto l'1-1 che Immobile si trova in area di rigore dopo un rimpallo sfortunato che porta la palla al centrocampista che può dare una palla facile a Immobile verso l'area di rigore, mi viene in mente il 2-1 con quella giocata di Luis Alberto che praticamente da un tiro, da quasi un tiro perché non era un passaggio, lo accomoda per Immobile al limite dell'area con lo Spezia schierato. Contro queste squadre evidentemente ti può andare bene perché puoi fare la giornata perfetta, ma non siamo ancora in grado di farla con la squadra attuale, o purtroppo ti può andare male che dopo il rigore parato prendi gol sul calcio d'angolo, e allora la partita che poteva finire nel primo tempo 2-1 e che poteva vedere uno Spezia nel secondo tempo agguerrito per provare a tenere il risultato, o meglio per provare anche magari a pareggiare, ti ritrovi col 3-1 sulle spalle che praticamente ti chiude la partita. Poi insomma c'è stato anche l'espulsione, secondo me c'è stata anche qualche magari aiutino arbitrale che la Lazio non aveva assolutamente bisogno di avere, perché diciamo la verità, la Lazio oggi avrebbe vinto in ogni caso anche senza il rigore, anche senza l'espulsione di Amian. Questo volevo dire, e aggiungo un'altra cosa, perché il rigore questa volta... Esatto, è quello che volevo chiederti. Nonostante l'arbitro fosse vicino all'azione e abbia fatto proseguire il rigore di Cagliari, più o meno una situazione simile, arbitro vicino che lascia proseguire, a Cagliari non è stata rivista, oggi invece è stata subito rivista, figuriamoci, e è stato concesso un rigore che poi è giusto, per l'amor del cielo, perché Erlich in effetti colpisce il piede di Pedro, però è anche vero che c'era la situazione di Cagliari che avrebbe consentito allo Spezia di andare sul 3-1, forse, chissà, vincere una partita, e tre punti in questo momento sarebbero meglio di uno in questo momento storico con lo Spezia in costruzione. È chiaro che la Lazio è la Lazio, noi siamo lo Spezia, ma è necessario che in Serie A ci sia più uniformità di giudizio e ci sia più voglia da parte anche di VAR e arbitri di essere uguali con tutti e usare un unico protocollo, perché una volta vale un protocollo, l'altra volta non vale. Quindi ecco, questo è un aggravante dell'arbitraggio oggi di Dionisi, altro arbitro giovane che assolutamente accettiamo, ma che non può cadere, soprattutto al VAR lo stesso giovane Piccinini, non possono cadere, magari oggi hanno fatto anche il giusto, ma magari invece a Cagliari hanno sbagliato tutto. Grazie Enrico, hai anche già appunto risposto a una delle domande che ci facevano anche da casa, che ci chiedevano proprio perché quel rigore a Cagliari non era stato, sì, quell'azione non era stata rivista, invece in questo caso sì. Se posso aggiungere solamente alcune cose, poi vi lascio la linea. Quello che abbiamo visto oggi ovviamente ci scoccia, perché quando prendi 6 gol io penso che sia una situazione brutta, anche perché nonostante siamo all'inizio del campionato, tutto quello che vuoi,
il colpo psicologico un po' la squadra lo subisce, perché venivi da una partita che potevi vincere a Cagliari, ne prendi 6. Però io negli anni ho visto tante volte prendere 7 gol al Sassuolo, penso che sia successo 3 o 4 volte, no? Il Sassuolo è rimasto in Serie A per tanti anni, anzi adesso è una delle squadre che si gioca la parte sinistra della classifica, quindi fa parte tutto di una costruzione, di un progetto che Pecini sta portando avanti. Purtroppo c'è stato un ritardo nell'arrivo di alcuni giocatori, ma questo lo sapevamo perché il mercato è difficile, però arriveranno giocatori importanti nei prossimi giorni, ormai il mercato chiude, ne mancano 2, ne parleremo giovedì perché saremo in onda questa volta con la trasmissione Voglia di Spezia, per vedere quale sarà lo Spezia vero del 2021-2022, che sicuramente avrà molti rinforzi rispetto alla squadra vista oggi. Un saluto a tutti. Grazie, grazie mille Enrico. Claudio faceva riferimento, dico, a quell'episodio, no, del 3-1, il rigore parato che ha ridato un po' di speranza e poi subito immediatamente il gol, il terzo gol subito dalle Aquile. Può essere un po' l'episodio che in qualche modo ha vanificato un pochino gli sforzi, le speranze di poter riaprirla questa partita? Assolutamente sì, perché era appunto una scarica d'adrenalina positiva, no? Rigore parato da Zoet. E neanche appunto il tempo di battere il calcio d'angolo e siamo andati sotto col 3-1. E ovviamente aggiungo anche che dopo il 3-1, subito all'inizio del secondo tempo abbiamo preso il quarto gol, quindi proprio ci ha tagliato le gambe in maniera definitiva. Se posso permettermi anche una piccola critica, forse Zuit lo vedo un po' altalenante in certi episodi. Da ex portiere, quando comunque saltano nell'area piccola, di solito sono quasi tutte del portiere. E lì c'è stata un po' di confusione, è vero, anche la difesa ha perso le marcature, però Immobile ha saltato con troppa facilità, proprio a mezzo metro dalla porta, e quindi il gol è stato troppo facile. E forse anche sul secondo non è stato molto reattivo, anche se poi altalenante, perché invece sul rigore poi ha fatto una bella parata. Io sono tra quelli che magari vorrebbe rivedere Provedel in campo, perché mi è sembrato più continuo anche nella scorsa stagione. Però ovviamente, detto questo, abbiamo preso 2 gol in momenti topici della partita, fine primo tempo, inizio secondo, e ci mettiamo anche l'espulsione che è arrivata forse un po' affrettata, e è ovvio che il morale è caduto a terra. Ecco, una squadra in costruzione, ancora incompleta, forse troppo incompleta per potersela giocare magari con una squadra blasonata come la Lazio, ma forse anche una squadra, come dicevi prima, sin troppo coraggiosa. C'è un gioco magari troppo alto, troppo spregiudicato, che forse va bene con certe squadre, ma con altre bisognerebbe magari proteggersi un pochino di più. Sì, avere a volte magari quell'umiltà di mettere un uomo in più in difesa, di magari stare un pochino più stretti, di dare meno spazio, no, tra il difensore e l'attaccante. E, per esempio, anche il primo gol è nato da una ripartenza, palla a terra, cercando di fare molti passaggi, a volte la tradizionale palla lunga, magari meno bella esteticamente, ma poteva essere più efficace in situazioni di pericolo. E in realtà c'è un po' di continuità, perché se poi io ricordo per esempio l'anno scorso la partita con il Napoli casalinga, anche lì con un tridente fortissimo del Napoli non abbiamo cambiato assolutamente la nostra mentalità, e infatti anche lì finì 4-1 con, diciamo, un grandissimo strapotere del Napoli. E lì ripeto, gioia e dolore di essere propositivi, di non giocare da squadra comunque provinciale. Però diciamo che a volte bisognerebbe avere un po' di umiltà per stare un po' più dietro, perché, ripeto, magari si poteva perdere, ma magari con un punteggio un po' meno rotondo ti aiuta ad affrontare meglio anche questa pausa con i giocatori meno diciamo demotivati e meno sicuramente colpiti psicologicamente. Ecco, andiamo intanto a vedere anche le pagelle di Marco Mora, magari le commentiamo per reparto, così abbiamo modo anche, certo, di andare più nello specifico. Partiamo proprio dalla difesa, che ovviamente i voti più bassi riguardano chiaramente il reparto difensivo, con Zut, al quale Mora ha dato la sufficienza, 6, Amian 5, Erlich 5, Nicolau 5,5. Sei d'accordo, Claudio? Sì, io ti dico, darei anche un mezzo voto in meno al portiere per quelle cose che ti ho detto prima, e purtroppo sì, la difesa è stata
diciamo così, anche vittima di questo assalto del tridente laziale, quindi ovviamente non possiamo vedere che voti medio-bassi assolutamente. Ecco, a centrocampo, intanto magari li possiamo vedere anche in grafica, abbiamo Vignali 5, Maggiore 6, l'unico a cui è stata data la sufficienza, Bastoni 5,5, Salva 5,5. Eh sì, anche qui appunto il reparto ha faticato tantissimo, non è riuscito a fare da filtro appunto agli attacchi della Lazio e quindi sì, Maggiore forse ha lottato un po' di più degli altri, con un po' più di cuore e quindi magari si è meritata la sufficienza, però sono pienamente d'accordo con questi voti grigi perché non c'è stato dal centrocampo quel motore per ripartire che sarebbe stato necessario. Ecco, per Mora i migliori sono davanti, con Verde e Giasi che prendono la sufficienza e un voto un pochino più basso, 5,5 per Colley. Sì, infatti anche nella mia personale, diciamo così, voti avrei salvato appunto Giasi e Verdi, perché comunque è Verde che si sono dati molto da fare, Giasi da attaccante che non è al suo ruolo ha recuperato tanti palloni, si è fatto fare molti falli, ha saputo quindi tenere alta la squadra. Verde lo stesso, a parte il gol, quindi di posizionamento, tra l'altro segnò proprio anche a Roma un bellissimo gol l'anno scorso, quello fu il più difficile, questo è il più facile, no? Perché è stato un tap-in davvero invece facilissimo, però è stato importante perché comunque c'era. E Colley, io darei un 6 perché comunque ha provato la conclusione, si è dato da fare. E vedo degli ottimi margini di miglioramento per questo ragazzo. Ok, severissimo il voto a Thiago Motta, un 4 che però Mora ci lo giustifica dicendo un po' quello che dicevamo anche noi prima, non si gioca così aperti con squadre così superiori. Ecco. Sì, purtroppo, ripeto, da un lato lo ammiro perché ha avuto tanto coraggio, però magari dopo che almeno a metà del primo tempo ti accorgi che questo meccanismo difensivo non funziona, forse magari con, ripeto, arretrando un uomo e magari giocando un pochino più corti sui giocatori, sugli attaccanti della Lazio, forse potevamo evitare, ecco, questo risultato così tennistico. Ecco, abbiamo visto all'esordio Gianni Antist, ovviamente troppo poco il tempo per poter valutare, certo, questo ragazzo, però che cosa ti aspetti? Beh, tanto, perché sicuramente poi, ecco, Pecini è un grande talent scout, no? Ricordiamoci i colpi che ha fatto in passato, da Mbappé, insomma Icardi, e quindi il fatto che abbia pescato da una squadra che tra l'altro sta facendo molto bene anche in Lega 2 francese, il Tolosa, penso che possa essere un acquisto che davvero potrà inserirsi e fare molto bene. Chiaro che oggi non era il contesto per valutarlo, perché è entrato, diciamo, quando ormai la barca stava affondando e ovviamente non lo possiamo giudicare. Però appunto, ecco, con la pausa e magari per la prossima partita sono curioso di vederlo, insieme anche a Stremek, l'attaccante della Slovan Bratislava, che appunto si è arrivato a Spezia in questi giorni, quindi l'attacco è un po' tutto da vedere, c'è grande curiosità e per questo appunto siamo molto fiduciosi per le prossime partite. Ecco, eravamo in pochissimi contro il Cagliari, sembrava quasi un'impresa insperata. Abbiamo detto 6, perché? Sì, è un errore. Ah, ok, sì, no, ma mi correggono dalla regia che il voto di Vignali è 5, ma mi sembra che abbiamo detto 5, sì, non credo abbiamo detto diversamente. Comunque, stavamo dicendo, sembrava quasi un'impresa impossibile quella di andare in così pochi a Cagliari, oggi sembravamo tanti in confronto, ma in realtà così non è, è una squadra ancora davvero incompleta e serve completarla e anche un pochino il tempo per mettere insieme, no, poi i pezzi. Che cosa manca a questa squadra e quali sono secondo te proprio anche gli acquisti un pochino più necessari, ecco. Sì, sicuramente appunto la prima punta, la punta centrale, che però appunto il mercato ci sta dando, perché appunto l'ingresso di oggi di Antiste e poi comunque di arriverà Stremek, quindi comunque abbiamo quel ruolo lì che inizieremo ad averlo coperto. Poi c'è mancata proprio anche la possibilità di giocare insieme, perché non dimentichiamoci che oltre con quartiere aperto ad inizio ritiro, no, il maledetto Covid ci ha colpito più degli altri, quindi quasi tutte le amichevoli sono saltate, abbiamo praticamente giocato a Pordenone, che era la prima volta che facevamo una partita davvero, no, con tutti i crismi del caso.
E quindi quello che ci manca è sicuramente qualche ruolo, ma dove comunque la società secondo me si è mossa bene, c'è un po' da capire magari la posizione di Inzola che magari potrebbe essere scambiato con qualche pezzo un pochino più pronto per il mercato italiano. C'era questa idea che sembra per oggi essere un po' tramontata dello scambio con Destro e Agudelo con il Genoa, perché ovviamente abbiamo fatto tante scommesse su giocatori stranieri. Ecco, magari la ciliegina sulla torta potrebbe essere un attaccante che però già conosce il campionato italiano come magari Destro e potrebbe essere anche un po', come dire, un faro per tutti questi giovani che sono arrivati da tanti campionati. Siamo un po' davvero una multinazionale, no? A cominciare dal mister della primavera turco, il presidente americano, però questa cosa è affascinante, magari con qualche punto fermo italiano più abituato, no, al campionato nostro, forse potrebbe fare da collante ideale. Ecco, da casa ci chiedono se la strada verso Piccoli è ancora percorribile o se ormai è abbandonata. Ho letto di Gasperini che ha detto che secondo lui può restare, sarà la società a decidere il futuro di questo ragazzo. Sicuramente non ci ha aiutato il fatto della rete decisiva fatta a Torino, anche se poi comunque le decisioni non sono certo figlie di un episodio. È chiaro che Piccoli ci farebbe comodo perché ha fatto sempre gol importanti e sicuramente un anno in più di maturità ci farebbe sicuramente molto, molto bene in questo parco giocatori. Ecco, un altro messaggio da casa, un po' negativo, ci dicono perdere con la Lazio ci sta, ma non così, e aggiunge questo telespettatore, non vedo come Pecini potrebbe fare in 2 giorni ciò che non è stato fatto in 2 mesi. Ma diciamo che ha già quasi fatto almeno il 90%, perché ripeto, poi per mancanza di transfert o di partite che erano ancora in gioco le squadre di appartenenza stanno arrivando. Penso a Reca, che comunque ha fatto un grandissimo campionato l'anno scorso con il Crotone, penso appunto a questi attaccanti che abbiamo nominato, che comunque sono dei profili sicuramente validi. Il fatto stesso che la società li abbia pagati tanto, credo che appunto faccia pensare che davvero ci sia, come dire, una forte convinzione su questo profilo di giocatori. Bourabia, comunque Sassuolo sta arrivando, quindi diciamo che forse quello che ci possiamo aspettare è la chicca, appunto, magari capire la posizione di Nzola, se può essere scambiato con un altrettanto valido attaccante, però per il resto la squadra credo che sia abbastanza, diciamo così, no? Composta. È chiaro che non l'abbiamo ancora vista per mille motivi, infortuni, transfer e problemi fisici vari. Però ecco, da oggi in poi aspettiamo, ecco, forse la chicca di mercato, il regalo che ci potrebbe dare Pecini, magari scambiando Nzola oppure ecco, un altro profilo italiano. Ecco, possiamo dire quindi che, visto che c'è la pausa, visto che si giocherà la prima proprio al picco nella giornata del 12 settembre contro l'Udinese, che questo vero campionato per lo Spezia inizierà, diciamo, a mercato chiuso. Certo, a questo punto avremo davvero la rosa completa e credo che anche per Thiago Motta sarà molto più facile valutarli bene in settimana per poi esprimere davvero un 11, non solo tra quelli che sono disponibili, ma su quelli che sono davvero poi le sue scelte tattiche. Ecco, ci è arrivato un messaggio da casa che tra l'altro è proprio indirizzato a te, visto la tua esperienza come portiere, e ne abbiamo già parlato in realtà, ma ci chiedono, ma Thiago Motta è così convinto di non voler sfruttare Provedel? Questo è un po' una domanda che mi faccio anch'io, nel senso che lui anche in conferenza stampa ha detto che insomma, le scelte poi le vedremo, quindi in questo momento la scelta parla chiaro, sta giocando Zoet, e infatti si parla anche di possibili scambi di Provedel come ultimi giorni di mercato. E, ripeto, l'ho visto un po' altalenante, belli episodi, quindi belle parate, alternate a qualche insicurezza, magari mancanza di esplosività, che magari in questo momento forse Provedel, avendo fatto con continuità una stagione da titolare, potrebbe dare un po' più di serenità alla difesa. Me Ecco, Vignali, secondo te rimarrà a Spezia oppure... lo auguro perché appunto, ripeto, in questo contesto internazionale mantenere un po' di spezzinità è comunque qualcosa che potrebbe essere un valore aggiunto, quindi assolutamente sì, me lo auguro perché poi un ragazzo che quando entra da tutto e ha grossi margini anche lui di miglioramento, quindi mi auguro assolutamente che rimanga.
Ecco, ricordiamo appunto tanti stranieri in questa rosa e tre Spezzini, quindi insomma questo sicuramente è anche un grande orgoglio per la città, città che anche oggi ha seguito un gruppo di Spezzini, sono andati fino a Roma per vedere la squadra, l'abbiamo visti esultare nel gol del quarto minuto, poi ovviamente non è andata come speravano, Purtroppo però sì. sicuramente ritornare allo stadio è una grande Sarà una grande emozione. emozione, assolutamente. Sì. Ecco, ricordiamo, l'abbiamo già detto anche nel nostro telegiornale, che per quanto riguarda proprio lo stadio, la prelazione è stata estesa a tutte le partite del campionato. Anche questo è un segnale, siccome diciamo, c'era stata un po' di lamentela, no, da parte dei tifosi, però lamentela che è stata accolta dalla società, che ha voluto proprio accontentare la piazza estendendo la prelazione. Una società Certo. che quindi ascolta in qualche modo la Sì, gente. che ascolta, ma molto presente, perché mi è piaciuto l'atteggiamento appunto di presenza a Cagliari, ma anche negli allenamenti, cioè vedi proprio una presidenza familiare, perché tutto il gruppo familiare è molto vicino alla squadra, ai tifosi, perché appunto questa scelta va in quell'ottica che hai appena ricordato, quindi li vedo molto concentrati e secondo me questo può essere appunto le basi, no? Per creare davvero un bel percorso insieme. Lo stadio comunque già qualche modifica la vedremo appunto a settembre, la nuova curva piscina, alzata nuova, e insomma piccoli passi che davvero possono fare poi il cambiamento della squadra sempre più in alto. Benissimo, direi Claudio che ci possiamo salutare, abbiamo detto tutto, ti ringrazio davvero per essere Grazie a stato te con noi Selene. questa sera, grazie ovviamente, non ho capito, scusami Sergio, sì, andiamo a leggere il prossimo turno, aspetta un attimo perché c'è ovviamente la sosta, quindi si giocherà nella giornata del 12 settembre. Gli orari ovviamente sono ancora da stabilire, le partite sono Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juventus, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana. Grazie ovviamente anche a tutti i nostri telespettatori, torneremo in onda giovedì con una nuova puntata di Voglia di Spezia, poi ovviamente ci ritroveremo per commentare Spezia Udinese, Gianluca Tinfena tornerà alla conduzione a ottobre, che ora ovviamente non può essere presente per motivi di par condicio in quanto amministratore di uno dei comuni del territorio, ma comunque tornerà presto per condurre a dopo le Aquile. Grazie ancora, grazie a tutti quanti e buon Grazie. proseguimento di serata.